Buongiorno a tutti. Vorrei soltanto di una piccola ripresa a qualcuno del programma, che ha esteso il programma, perché mi ci trovo in un'università che è scomparsa circa 4 anni fa, nel senso che l'Università degli Studi del Salento non esiste più, dico ahimè, perché l'ex rettore ha deciso di rinominarlo Università del Salento. Era come si può dire, mossa di grandeur, no? Di espansione. Allora, io sono dell'Università del Salento. Sì, va Non benissimo, va benissimo. assorbono. No, 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 va benissimo, perfetto. Non mi metterò a... Assorbono. Non ci poggiare il gomito. Grazie. Arriva qualcosa sul Vado. tecnico. Ah, arriva, ecco, Scottex. Sì. Grazie. Questi lasciamoli qui qua. Piccola inondazione. Quella Sì, dovrebbe essere perfetto, sufficiente. sì, grazie. Va bene, inizio. Allora, beh, vorrei innanzitutto ringraziare Fabio Redi e il direttivo SAMI per l'invito a presentare la sezione terza di questa occasione importante e molto simbolica all'Aquila. Poi vabbè, ne parleremo penso dell'Aquila questo pomeriggio quando avremo l'occasione di capire che cos'è l'Aquila oggigiorno, però già ieri sono rimasto abbastanza sconvolto. Questa terza sezione su territorio e insediamenti chiaramente suscita grande interesse negli archeologi che lavorano in Italia. È la sessione decisamente più ricca di relazioni, avendo attirato 44 contributi. 10 in più rispetto al convegno del 2009, che erano 34, per un totale di 94 autori. Quando mi è arrivato il PDF pensavo di cambiare paese, però sono rimasto. Con così tanti articoli e così tanti autori, chiedo subito scusa ai miei amici e colleghi se non posso menzionarli tutti, né dare il giusto rilievo a ciascun contributo e ai vari sottotemi proposti. Comunque, nonostante la crisi finanziaria di questi anni, è incoraggiante vedere il continuo, se non crescente, interesse nell'archeologia medievale da campo, traduco dall'inglese field archaeology, in particolare dai membri più giovani della nostra società, che possono fare affidamento sempre di più su fondi irrisori. L'archeologia è una pratica relativamente costosa, o almeno dovrebbe esserlo, in quanto il buono scavo e le tecnologie applicate costano. Ma siamo capaci di fare così tanto lavoro, principalmente per via della passione di individui e di gruppi di ricerca, piuttosto che per via di finanziamenti adeguati. Questo penso sia una cosa importante. Chiaramente la sessione abbraccia due grandi temi principali: studi territoriali generali e analisi, ricognizioni e scavi di singoli insediamenti, principalmente rurali, appartenenti a varie categorie, che poi farebbe una suddivisione di altri temi. Scorrere i contributi nel loro insieme, comunque, porta a un numero di considerazioni piuttosto interessanti. Prima di tutto, credo che essi siano abbastanza rappresentativi del lavoro e delle ricerche che si stanno svolgendo attualmente. Chiaramente, se non sono rappresentativi, dovrebbero esserlo, in quanto il convegno SAMI è la migliore occasione in assoluto per esaminare lo stato dell'archeologia medievale in questo paese, il suo sviluppo e le sue prospettive e problemi. Ben 94 autori per 44 contributi indica che c'è stata che c'è una tendenza nel nostro settore, sempre più di frequente, come in ambito scientifico, di redigere studi a più mani. Sono fermamente convinto che questa tendenza sia assolutamente corretta e riflette il costante incremento delle conoscenze settoriali e di specializzazioni, e che sia difficile per chiunque da solo ormai di possedere le appropriate competenze su tutti gli aspetti di una ricerca. Particolarmente ora, questo ci porta a problemi nella valutazione della ricerca, che non intendo approfondire in questa sede, poi mi pare che anche Giulio ieri ne ha parlato.
Vorrei solo notare che vari contributi sono firmati da 5 autori e uno arriva perfino a 6. Poco meno della metà dei contributi è stata redatta da autori singoli. Ben 22 università hanno contribuito a questa sessione, che rappresentano quasi un terzo delle università statali italiane. Non sorprende che la più attiva e produttiva sia l'Università di Siena, rappresentata da ben 19 studiosi, circa il 20% del totale di chi è rappresentato in questa sessione. Non ho calcolato per tutto il convegno. Questo è chiaramente frutto dell'eredità di Riccardo Frankovic, che è stata brillantemente valorizzata dai suoi successori, che non nominano solo vari, chiaramente. Bologna è anche ben rappresentata da 9 contributi. Le università straniere sono specificamente menzionate, Granada e Newcastle. Purtroppo il Ministero dei Beni Culturali è poco presente, con solo 8 sovrintendenze archeologiche. Questo è un grande peccato e questo trend andrebbe in qualche modo corretto nel futuro. In effetti il dato sembra riflettere la divisione tra archeologia come ricerca accademica da un lato e lo scavo e la ricognizione dettati da esigenze di sviluppo edile sull'altro, un problema che ormai affligge vari paesi europei. Anche in Inghilterra c'è stato lo stesso grande dibattito da anni tra l'archeologia ufficiale e l'archeologia freelance. Il risultato più evidente di tutto ciò è la quasi totale mancanza di edizioni delle scoperte che scaturiscono dall'archeologia finanziata dallo sviluppo urbanistico e territoriale, che difficilmente finanzia le ricerche post-scavo e la pubblicazione. Nonostante ciò, c'è del lavoro eccellente in condotto da singoli membri di alcune sovrintendenze, come dimostra anche il nostro convegno. Sfortunatamente al giorno d'oggi anche la ricerca accademica viene spesso di più assoggettata ai finanziamenti provenienti da progetti di sviluppo edile turistico piuttosto che da problematiche di ricerca. Dobbiamo in qualche modo por freno a questo andazzo, questo trend. Per quanto riguarda l'insieme dei contributi, la Toscana risulta la regione meglio rappresentata in questa sessione, con 9 contributi. Fa piacere vedere che sia l'Emilia-Romagna sia la Sicilia sono presenti con 4 contributi ciascuna, in quanto sono regioni che non sono sempre state ben rappresentate in passato, in particolare la Sicilia, dove l'archeologia medievale sta ora creando uno spazio, ora anche svincolato da forti tradizioni storiche e artistiche, forse piuttosto soffocanti nel passato. Se esaminiamo i singoli temi affrontati nei contributi, ne esistono un paio che esaminano questioni assai ampie. L'articolo di Angelo Castrorao Barba su ville romane e riusi, trattato d'antichità alto medioevo, tratta un tema ormai ricorrente negli studi, esaminato negli ultimi anni in Italia e all'estero da vari studiosi. Il suo contributo, invece, gode della creazione di un database articolato del tipo per il quale l'Università di Siena si sta distinguendo. Penso per esempio al database dell'architettura in legno di Marco Valenti, Vittorio Fronza, o al database dei rinvenimenti archeologici di Frank Salvadori, cioè sono dei database fondamentali per poterci arrivare a avere dei overview di cose che succedono in questo paese. Poi il contributo di Marcello Rotili su migrazioni, etnogenesi, integrazione, nuove identità nei regni romano-germanici offre un'ampia visione panoramica che va molto al di là dello studio del territorio e insediamenti e rappresenta piuttosto il frutto di anni di ricerca dedicata al fenomeno delle migrazioni in Italia. Gli altri contributi ad ampio spettro, circa una decina, sono piuttosto analisi puntuali di porzioni di territorio, alcuni grandi, altri piccoli, vari dei quali si distinguono per un alto livello qualitativo e mirano a visioni diacroniche di lungo periodo e si basano su nuove ricognizioni e mappature. Tra questi possiamo menzionare l'articolato lavoro del gruppo Cantini sul Val d'Arno con l'impiego del GIS, di Fabio Pinna sulla Sardegna nord-orientale, anch'esso condotto con l'ausilio del GIS e in cui spicca l'interessante scavo del Palazzo di Baldu. Oppure ancora l'articolo di Moscatelli sulle aree interne, montane delle Marche, il progetto RIMEM,
che analizza anche il parcellario agrario e che sembra di stampa maloniana, con il tentativo di una sua archeologia globale. Un'altra area interna è rappresentata dal bel studio di Diossono e Patterson sul Rietino dal tardo antico all'alto medioevo, in quel che appare essere un paesaggio relativamente ben preservato in un'area piuttosto chiusa e marginale. È stimolante la loro ipotesi di una possibile continuità demografica dalla tarda antichità attraverso l'alto medioevo, e sarebbe interessante vedere se esiste anche una sostanziale continuità genetica o meno, sebbene sembra che ci sia stato un graduale spostamento, spesso verso siti di maggiore altura, durante il corso dell'VIII secolo, siti che attendono ancora di essere scavati. Una sostanziale continuità abitativa, e forse anche demografica, appare anche nel territorio aquilano, almeno fino al X secolo, stando ad una documentazione piuttosto ricca. Nonostante destrutturazioni e mutamenti, l'abbandono sia delle città sia degli insediamenti rurali non appare come fenomeno marcato. Invece è un'area che pare subire notevoli investimenti, in particolare dall'aristocrazia longobarda e delle autorità ecclesiastiche. Spero vivamente che il sisma del 2009 non porrà freno all'intensa e variegata ricerca archeologica che Fabio Redi, assieme alla sua equipe, è riuscito a portare avanti in questi anni. Il bel lavoro di Brunella Bruno e Caterina Giostro su Povegliano Veronese è frutto di un progetto integrato, dimostrando sinergie tra sovrintendenza, università e appassionati locali, con importanti considerazioni riguardanti il primo insediamento longobardo in quel territorio, e questo è uno dei articoli su cui poi ritorneremo dopo. Comunque, dato il numero di contributi, mi sarei aspettato più analisi territoriali sistematiche, supportate da maggiori analisi statistiche e dall'impiego della grande potenzialità del GIS. E spero che i contributi non riflettano del tutto la quantità e il tipo di ricerca in corso. Tuttavia, dalla mia esperienza nell'Italia meridionale, direi che la quantità di ricognizione sistematica in corso, che riguarda l'età medievale, è piuttosto limitata, e che la maggior parte delle ricognizioni archeologiche, anche condotte da gruppi stranieri, sono orientate allo studio dell'età classica, sottostimando la quantità e qualità di dati disponibili per comprendere l'età medievale. Questo è piuttosto preoccupante, dato il sempre più rapido sconvolgimento del paesaggio italiano. La nuova minaccia dell'inizio del terzo millennio è scaturita dalla corsa all'energia pulita, con conseguente e apparentemente in area stabile crescita di impianti eolici e fotovoltaici. Mi dispiace dire che la Puglia vanta il primato, ma di fronte ad uno sviluppo enorme nella realizzazione di parchi per le energie rinnovabili, non vi è un aumento altrettanto rilevante nelle conoscenze archeologiche del territorio. Penso che questo lo vedi anche tu, no? Ricordo la relativa facilità di ricognizione degli anni 70-80, sebbene uno dei maggiori problemi di allora, come anche oggi, salvo alcuni casi felici, era la scarsa integrazione tra dati età romana e dati età medievale. In parte questa è causa dell'invisibilità archeologica dell'alto medioevo, che effettivamente crea una barriera tra primo e dopo. Infatti tuttora molti progetti di ricognizione terminano con la tarda antichità o con la scomparsa del fossile guida, che è la terra sigillata chiara. Studi recenti che abilmente integrano ceramiche e dinamiche insediative, come il bel libro di Emanuele Vaccaro sulla Toscana meridionale, dimostrano invece come è tutta una questione di impegno nella ricerca. Nel Salento abbiamo sostanzialmente superato il problema degli indicatori cronologici e gli studi di Arcife ed Ardizzone, più recentemente Cacciaguerra, stanno chiudendo i vuoti cronologici in Sicilia. Allora, il percorso ci sta. In genere assenti sono anche studi di ricognizione ambientale e sullo sviluppo del parcellario agrario. Entrambi sono settori dove la ricerca recente ha dimostrato grande potenzialità. Lo studio dei campi ha una lunga tradizione, in Italia tramite studiosi quali Emilio Sereni e le sue analisi storiche, in Inghilterra grazie agli approcci archeologici a partire dal lavoro di Bowen su Ancient Fields del 1961.
E c'è stata una stasi, ma recentemente in Italia c'è stato offerto il libro stimolante di Cheetah e Arnoldo Swinsenveld del 2011 sul parcellario e paesaggio agrario nel Grossetano. Vorrei che questo fosse uno dei temi che magari potrebbe essere maggiormente discusso e rivisto in futuro. L'impiego non agricolo del territorio viene affrontato esplicitamente da Simona Panuzzi, che esamina le saline e lo stagno di Ostia, una linea di ricerca relativamente nuova ed importante, sebbene l'archeologia delle saline rimane, mi sembra, essenzialmente tutto da fare. La maggior parte dei contributi è su siti specifici o piccolissimi territori, che si possono dividere principalmente in aree produttive non agricole, villaggi, siti di altura e incastellamento, castelli e siti religiosi. Ben tre contributi esaminano aspetti minerari. In Toscana, sia Monterino che Mirandolo, quest'ultimo che si distingue per l'evidenza archeologica affascinanti databile al VII secolo, presentata da Fronza e Putti, e viste poi da Vasco La Salvia nel contesto dell'estrazione del ferro in età longobarda e della manifattura di armi. In Calabria, Francesco Cuteri presenta un'analisi preliminare sul reperimento dell'argento e possibile coltivazione di minerali metalliferi dell'età bizantina a Longobucco. La Calabria è un'importante area di risorse minerali in Italia meridionale, che avrà fornito anche altre regioni, perciò dobbiamo augurarci lo sviluppo dell'archeologia di questo tematismo anche alla stregua dei risultati dell'area toscana. Per quanto riguarda l'incastellamento, ci sono vari contributi significativi, alcuni dei quali sottolineano il fenomeno di accentramento in altura, ancor prima della comparsa di veri e propri castelli quali centri di potere. Sulle fasi precastellari segnalerei vari contributi su Mirandolo, compreso quello di Alessandra Nardini, che esamina specificamente il villaggio. Mi dispiace soltanto che Mirandolo risulta piuttosto frammentato all'interno di questo convegno, perché sono vari contributi che magari messi assieme sarebbe stato un po' più facile da capire. Giovanna Bianchi e Company presentano invece un interessante magazzino per il grano di IX X secolo a Rocca degli Alberti nel Grossetano. Trovo comunque un po' improbabile che in base alla ceramica lo spazio abitativo di X secolo, se ho letto bene, sia stato di un solo nucleo familiare nella prima fase e poi destinato sicuramente ad accogliere un numero molto più ampio di persone in seguito, in quanto sappiamo ben poco riguardo le dinamiche di smaltimento dei rifiuti e relative longevità di fasi ed uso delle ceramiche. Questo è un altro problema che possiamo discutere. In Campania, nel Casertano, l'insediamento di Rupe Canina, Marazzi di Cosmo Frisetti, indica una serie di capanne databili dal X secolo, se non prima, antecedenti la fortificazione in pietra. Il contributo fornisce importanti riflessioni sullo status degli insediamenti difesi precoci, diciamo intorno al VII secolo, non essendo necessariamente specificatamente longobardi, ma forse autoctoni. E come dice Marazzi, nelle sue parole, risultato di valutazioni di carattere ambientale o anche da considerazioni discendenti da esigenze di autotutela. Al confine settentrionale della Campania, in territorio laziale, non lontano dalla foce del Garigliano, insiste il sito di Castro Margente, o Monte d'Argento, dove fu lanciato un progetto vari anni fa da Paola Torre, nella speranza di rinvenire l'insediamento saraceno legato alla famosa battaglia del Garigliano del 915. Sebbene è stato rinvenuto un muro difensivo, apparentemente databile su basi stilistiche al tardo IX inizio X secolo, le evidenze rinvenute riguardano principalmente un insediamento con un cimitero decisamente cristiano e, stando agli oggetti presentati, di età basso medievale. Mi chiedo cosa c'è per l'alto medioevo. Intanto, le fotografie dei frammenti intorno al dipinto esposti sono eccezionali e tali da suggerire che si investa molto nella loro ricomposizione. Insieme al fenomeno di incastellamento, questa sezione dimostra il grande interesse
per i castelli e per la loro comparsa come centri di autorità, potere e gestione del territorio. Appare di nuovo Mirandolo, dove la transizione da insediamento accentrato villaggio in altura a vero e proprio castello è ora ben documentata archeologicamente. Nel contributo della causa Rano, il castello si allinea con l'apparizione di altri fortalizi nel territorio con architettura in pietra verso il 1000 e forse anche un po' prima in varie parti del Maremma. In questi anni si registra la presenza della famiglia Gherardeschi a Mirandolo e nel secondo quarto dell'undicesimo secolo vengono realizzati un circuito murario in pietra ed un castello o mastio, indicando l'investimento sostanziale nell'uso della pietra, indice direi di status e potere. Ermetti, Sacco e Vona presentano il castello di Monte Copiolo nel Montefeltro, tra Marche e Romagna. Non esiste evidenza di insediamento prima del X secolo, stando ai dati archeologici finora, periodo al quale si riferisce la rocca e la cinta difensiva di Montefeltro, entrambi in pietra. La loro datazione, in quanto struttura in pietra, mi sembra un po' precoce per una tecnica che presso altri siti viene spesso datato dall'undicesimo secolo avanzato, però qui dovremo vedere bene i materiali in associazione. Fra i bei lavori su castelli segnalerei anche quello del gruppo Augenti a Quattro Castella, del gruppo Molinari a Montecchio Vesponi e del gruppo Rotilli a Circello. Tutto sommato, lo studio dei castelli in Italia sembra in ottima forma. Sono spesso monumenti protetti e sovente di dominio pubblico, il che permette che vengano utilizzati per il turismo ed eventi culturali, e ciò aiuta la ricerca di finanziamenti. Chiaramente rimangono molte questioni legate alla ricerca da risolvere. Dobbiamo sperare che future indagini presteranno più attenzione alle aree fuori dalle cinte murarie, che spesso vengono intese come confine del sito. Dovevano esistere molte attività extramurarie, comprendendo spesso l'insediamento laico, industrie, attività legate alla lavorazione di spazi agricoli e varie chiese e cimiteri. Strettamente legato all'incastellamento, poi, è la questione della formazione del villaggio in pianura, due facce dello stesso fenomeno di accentramento della popolazione altomedievale. Leggendo i contributi, sono personalmente un po' preoccupato che esiste poco riguardo per l'archeologia del villaggio in varie parti d'Italia, in particolare nel Mezzogiorno e in Sicilia, come esiste ancora poco sull'edilizia domestica, uno dei cavalli di battaglia sia della scuola bolognese di Paola Galetti, sia della scuola senese. Il contributo di Atolico e Catacchio fornisce la prima evidenza per l'occupazione romana e medievale del rinomato centro di manifattura ceramiche di Grottaglie, si può ben dire un insediamento, un villaggio di successo. Se ricordo bene, questo termine viene dalle mie città di successo o di insuccesso. Solleva non solo la questione dell'insediamento rupestre in età romana, di cui si sa ben poco in Italia, ma aiuta a stabilire un'archeologia dell'insediamento rupestro medievale, argomento per il quale Roberto Caprara ha fatto molto, ma che risulta ancora sostanzialmente dominio di storici dell'arte e studiosi di chiese in grotta. Anche Cuteri esamina l'insediamento rupestre intorno a Vibo Valentia, sottolineando la sua importanza come insediamento laico, ma per cui esiste sfortunatamente poca archeologia stratigrafica e pochi buoni appigli cronologici. In assenza di elementi datanti sicuri, non possiamo essere raffrontati con gli insediamenti rupestri in Puglia, che Fonseca ha voluto vedere come datanti della guerra greco-gotica in poi. Abbiamo anche qui bisogno di scavo archeologico. Ritornando in Puglia, la sovrintendenza archeologica sta svolgendo un progetto per lo studio, conservazione e fruizione del villaggio di Balsignano in terra di Bari, che risulta essere un'esperienza quasi unica per il Medioevo in Italia meridionale. Non sono convinto che possiamo chiamare la struttura difensiva un castello. In ogni caso, mi sembra che esiste un esempio dei molti torrioni circondati da mura fossato che erano comuni nell'Italia meridionale rurale del Medioevo. Pensiamo per esempio a Torre Alemanna, ma ci sono anche molti altri esempi.
Spostandoci in Sicilia, abbiamo gli scavi importanti del villaggio alto medievale e basso medievale di Colmitella, di Maria Serena Rizzo Company, che sebbene non restituisca grandi evidenze sulla topografia del villaggio, ci aiuterà a definire la cronologia ceramica in Agrigentino. In Italia centrale, il villaggio Curtis Deocretano, attestato al IX secolo, a Loretta Prutino, Pescara, incastellato nel 1066-74, è un eccellente esempio di quello che può essere fatto tramite la ricognizione intensiva di un sito e del paesaggio circostante. Un sito così dovrebbe essere scavato intensivamente, sebbene ho dei dubbi sulla distruzione per via delle arature. Nell'area di Alessandria, il contributo sui tre curtis di Crosseto ci rivela Rovereto, una chiesa dedicata a Santa Maria, e un insediamento particolarmente interessante VIII-IX secolo, entrambi in difesa fossato. Infine, vorrei menzionare i complessi religiosi nelle campagne, alcuni dei quali sono stati presentati in questo convegno. Non può essere fatto un discorso unificante per questi siti. San Severo a Classe, notevole per l'eccellente scavo che aiuta a dimostrare come l'importante centro di Classe abbia potuto superare le difficoltà dell'età di transizione. Il sito sull'isola della Gallinaria di Albenga è affascinante sia per il breve episodio di eremitaggio da parte di San Martino di Tours, sia per capire i fenomeni di popolamento in aree marginali, come nella Gallinara, caratterizzata da sostanziale mancanza di acqua dolce, sebbene sede di monastero benedettino. Un monastero benedettino è anche uno degli oggetti del contributo di Elisabetta Cagliandro nel territorio di Ostuni. Questi ci portano al basso medioevo, oggetto degli altri due contributi. San Nicola del Ventrille, a Francavilla di Sinni, nel territorio di Potenza, che gode una buona documentazione documentaria, da cui si è in grado di conoscere l'importanza dei mulini a ruota orizzontale, di cui rimane una struttura, di una peschiera posto vicino ad un altro mulino e di una sega d'acqua, tutti oggetti che vorrei vedere scavati. Infine, l'articolo sulla Commenda di San Tommaso di Maiano dimostra come alcuni preconcetti hanno fatto sì che il restauro abbia assunto priorità, purtroppo, rispetto alle scoperte archeologiche. Insomma, penso che ora siamo a un punto dove possiamo contemplare delle sintesi generali, anche in forma monografica, che vengono basate fortemente sulle evidenze archeologiche di argomenti quali la storia, le forme e la funzione dei castelli italiani. Con l'esperienza dell'archeologia e dell'architettura, che ormai ha assunto connotazione di una vera e propria specializzazione archeologica, esisterà pian piano la possibilità di confrontare elementi e forme architettoniche per capire influenze e scelte di committenti e realizzatori, nonché limiti e possibilità delle risorse a disposizione. Spero infine che potremo anche procedere a studi sulla logistica della costruzione ed uso di monumenti, tempi, manodopera, costi, che dovrebbero aiutarci a capire la crescita dell'economia in Italia. Come esiste ancora una concentrazione di interessi per siti o monumenti di alto status sociale? Sfortunatamente siamo molto meno informati su altre forme di insediamento rurale, specialmente i villaggi. Penso che l'archeologia del villaggio debba essere una delle nostre priorità di ricerca. Conosciamo fin troppo poco circa l'apparizione del villaggio in gran parte d'Italia, e quasi niente riguardo alla loro eventuale pianificazione, layout e sviluppo topografico e urbanistico. Forse un po' più sui villaggi murati pianificati nel tardo medioevo. La loro pianificazione regolare è un segno della presenza di un'autorità centrale nella creazione dell'insediamento rurale. L'assenza di pianificazione del villaggio e crescita regolare potrebbe essere segno di nascita non gestita, ma piuttosto spontanea da parte di contadini liberi. L'archeologia del villaggio, e io includo in questo anche i villaggi rupestri, deve trattare sia gli insediamenti abbandonati, come anche le origini e lo sviluppo dei numerosissimi piccoli paesi che caratterizzano gran parte della penisola italiana attuale. Egualmente si deve concedere priorità alla ricerca sull'ambiente e i sistemi di parcellizzazione agraria, forme di evidenza alquanto fragili e difficili da interpretare, con anche lo scavo e la datazione dei confini agrari e le strade di campagna.
Argomenti storici a cui l'archeologia può e deve contribuire comprendono l'occupazione delle campagne, il dissodamento, la continuità dal passato, la crisi agraria, la rivoluzione agraria, il surplus per il mercato ed altro ancora. In tutto questo, la datazione è un elemento chiave alla quale deve essere dato molto più attenzione a cautela anche ricorrendo al C14. Ovviamente di pari passo dovrebbero continuare le ricerche sulla cronologia della cultura materiale e della ceramica, ricerche che sono molto progredite in alcuni territori della penisola, mentre sono fortemente in ritardo in altri. Inoltre dovremmo meglio rapportare i tipi di insediamenti con le persone e le loro caratteristiche, età media della vita, patologie, nutrizione, genetica, cultura, mentalità, anche perché abbiamo sempre più cimiteri in corso di scavo, sebbene poco si avvalgono di analisi antropologiche. Non sto propugnando un'archeologia non basata sul reperto, anche perché la cultura materiale è l'oggetto principale su cui si basa la nostra disciplina, ma penso che possiamo e dobbiamo essere più creativi. Comunque, in conclusione, nonostante le mie critiche, credo fermamente che l'archeologia medievale, come rappresentato il convegno Sami, è fra i migliori che oggi offre l'archeologia italiana, come viene espresso da molti contributi alla terza sezione. Per questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Poi ci sono tre, forse già stanno i relatori, i tre argomenti che possiamo sintetizzare, mi pare 10 minuti a testa. Chiamerei prima di tutto Castro Rao Barba per parlare sulle ville romane e riusi tra tarda antichità e alto medioevo per un bilancio nazionale. Buongiorno. Allora, intanto ringrazio il professor Paul Arthur per aver scelto, insomma, il mio contributo per questa relazione. Microfono. Sì, ringrazio il professor Paul Arthur per aver scelto il mio contributo per questa relazione. Allora, le diverse chiavi interpretative delle trasformazioni che investirono le ville romane tra III e VI secolo d.C. si possono riassumere in estrema sintesi in due opposti orientamenti teorici. Da un lato, una visione non traumatica che, rifiutando l'equazione povertà materiale uguale povertà economico-sociale, mette in primo piano la rivoluzione culturale cristiana che ridisegnò la scala di valore delle élite tardoromane e di conseguenza anche i modi e le forme materiali in cui esse manifestavano il proprio status sociale, e dall'altro una serie di punti di vista che analizza il fenomeno della fine delle ville e dell'insediarsi sulle loro rovine di nuove realtà insediative come il frutto di una complessità di fattori politico-amministrativi e soprattutto economici che causarono una netta frattura tra la civiltà romana e la nuova forma del mondo dei primi secoli dell'Alto Medioevo e non soltanto il riflesso diretto di una società trasformata nei suoi valori culturali e ideologici. A margine di questo dibattito si è deciso di partire dal basso delle evidenze archeologiche, effettuando una schedatura a tappeto dei contesti editi da utilizzare come base di partenza per analisi statistiche funzionali ad un inquadramento quantitativo di alcuni temi come la diacronia e gli abbandoni delle ville, le percentuali dei siti rioccupati, la cronologia iniziale e finale delle fasi di riuso e le varie tipologie di rioccupazione. Dal grafico sulla continuità di vita delle ville in quanto tali si evince come il maggior numero di attestazioni si collochi nel primo secolo d.C. con l'81,5% e nel secondo secolo con l'83,1% per subire un progressivo e definitivo calo dal terzo secolo con un meno 10,2% rispetto al secolo precedente fino al sesto secolo quando solamente il 10,3% delle ville risulta essere ancora in uso. Una tendenza generale che mostra quindi una forte selezione del numero delle ville ancora in piena attività tra IV e VI secolo.
A questo decremento si affianca il dato che vede il 48,9% dei complessi, il 50,2% delle vie dell'Italia settentrionale e il 47,7% di quelle dell'Italia centro-meridionale completamente abbandonato, mentre il restante 51,1%, 49,8% al nord e 52,2% al centro-sud, sono state riscontrate tracce di varia natura riconducibili a fasi di frequentazione successive all'utilizzo delle strutture romane. La metà delle ville, quindi, subì delle mutazioni profonde che ne sancirono la scomparsa anche dal punto di vista economico, come centri direzionali dello sfruttamento agricolo, politico, come residenze dell'elite, e culturale, come luoghi dell'ozium. Alla luce di ulteriori interrogazioni dell'archivio, è stato possibile riassumere le tendenze generali relative al periodo compreso tra il IV e il VI secolo. Nel IV secolo è ancora attivo il 66,1% del totale delle ville, meno 20,4% rispetto al II secolo e meno 11,3% rispetto al III, con addirittura 35 casi, 16 al nord e 19 al centro-sud, di nuove fondazioni o complete riprogettazioni architettoniche del complesso. Nel IV secolo le ville, quindi, continuano a costituire l'ossatura portante delle campagne all'interno di un contesto socio-economico molto mutato rispetto ai primi due secoli dell'impero, con nuove fondazioni e monumentalizzazioni che denotano una notevole capacità di investimento in alcuni centri direzionali, spesso con spiccato carattere residenziale. Organica al cosiddetto sistema agrario tardantico, inoltre, appaiono le diverse riconversioni connesse alle attività produttive di tipo agricolo e o artigianale che modificarono in parte l'assetto di molte ville tra la fine del III e gli inizi del V secolo. Nei centri che durante il IV secolo persero il precedente rango di residenza padronale, quando non furono completamente abbandonati, venne meno quell'organicità funzionale che avevano mantenuto nei secoli precedenti e nuovi usi si imposero su vecchi spazi, il 13,5% del totale dei siti riusati. Inizia la consuetudine di seppellire i morti all'interno di strutture in rovina, 24,2% dei siti dei riusi con cronologia iniziale di IV secolo, spesso in diretta associazione con nuove strutture abitative e materiali deperibili, il 21,2%. Lo sviluppo di questi piccoli nuclei, formati da poche case poste in stretta adiacenza ai luoghi di sepoltura, pone quantomeno degli interrogativi sull'interpretazione dei ruderi delle antiche ville romane come luoghi simbolici della memoria, deputati unicamente ad accogliere le spoglie della popolazione rurale di un determinato ambito territoriale. Il 39,4% dei riusi datati a partire dal IV secolo è rappresentato da evidenze riconducibili alla presenza di componenti insediative sedimentatesi in contesti destrutturati rispetto alla loro precedente funzione. Sparute in alcuni casi con discreti margini di incertezza sono infine le testimonianze materiali riguardanti la costruzione di un edificio di culto cristiano all'interno di una villa o abbandonata o ancora attiva nella sua conformazione di residenza aristocratica. A tal proposito, bisogna ribadire la difficoltà oggettiva, senza l'ausilio di dati stratigrafici precisi e di puntuali informazioni delle fonti scritte, di discernere tra i casi di edifici di culto fondati per volere della Chiesa e quelli realizzati per iniziativa privata all'interno di una villa utilizzata parallelamente a scopo residenziale. Il V secolo, una tenuta insediativa, è documentata nel 40,2% delle ville, meno 51,5% rispetto al II secolo e meno 39,1% rispetto al IV, mentre in casi isolati si registrano delle nuove fondazioni. Questa notevole accelerazione del numero di abbandoni si riflette anche in un considerevole aumento delle rioccupazioni di strutture romane fatiscenti, il 21,3% del totale delle ville riusate. Nelle percentuali delle diverse tipologie di riuso si riscontra un 47% con funzione insediativa, il 37,2% con carattere funerario e il 15,6% con edificio di culto. Una situazione più articolata rispetto al IV secolo, con un aumento di ville riusate solo a scopo funerario e una maggiore diffusione di chiese costruite in ambito rurale. Il V secolo appare in sostanza una via di mezzo tra ciò che si era verificato nel IV, una certa sopravvivenza e vitalità delle ville, soprattutto quelle di maggior pregio, e il radicale cambiamento che avverrà nel VI secolo, con il collasso di molteplici insediamenti e il sorgere di un più ampio e articolato spettro di rioccupazioni. Durante il VI secolo,
A fronte di un pesante crollo del numero delle ville, che diminuiscono del meno 87,5% rispetto al secondo secolo e del meno 74,3% rispetto al quinto secolo, e di cui il 33,3% non superò la prima metà, si raggiunge il picco massimo delle rioccupazioni, pari al 35,9% dei siti con riuso, rappresentata nel 40,2% dei casi da contesti di tipo insediativo con o senza area cimiteriale annessa, nel 28,3% unicamente da evidenze di tipo funerario e nel 31,6% dalla costruzione di un edificio di culto cristiano. Un quadro che accentua i caratteri visti per il quinto e ribalta quelli del IV secolo, con un minimo di siti risalente all'epoca romana ancora in attività e un massimo di frequentazioni, tra le quali spicca una crescita di quelle caratterizzate dalla presenza di un edificio di tipo religioso. La situazione generale mostra dunque una rarefazione di un popolamento rurale oramai caratterizzato da una trama punteggiata di spazi vuoti, rappresentati dai complessi romani destrutturati e composto da nuclei insediativi di basso tenore che risfruttarono le ville in disuso. Il lavoro in fieri non consente delle conclusioni, dei contorni nitidi, ma solamente degli spunti di riflessione aperti ad ulteriori approfondimenti e confronti che potranno essere integrati da nuove analisi da effettuarsi, ad esempio, sulle singole regiones dell'Italia romana o sui riusi delle altre tipologie insediative rurali, come stazioni di posta, fattorie o villaggi. Ecco quindi i punti conclusivi. Il primo e il secondo secolo come periodo di maggior concentrazione delle ville pienamente attive. Abbandoni che iniziano a partire dal III secolo, un IV secolo in cui si intrecciano due diversi fenomeni, il progressivo calo delle ville in parallelo all'emergere di nuove fondazioni, monumentalizzazioni e di riconversioni produttive. Nel corso del V secolo pochissimi casi di investimenti, ma di elevato tenore, nei settori residenziali delle ville, come quelle di Palazzolo, Galeata, Cazzanello, Faragola, San Giovanni di Ruoti e Quasi San Francesco. Drastica selezione insediativa nel VI secolo che si riflette nelle rare continuità d'uso delle ville. Inizio consistente dei riusi dal V secolo con un incremento ulteriore nel VI secolo. Carattere marginale e, fra virgolette, perdente delle rioccupazioni insediative che raggiungono un picco nella seconda metà del VI secolo e diminuiscono inesorabilmente a partire dalla seconda metà del VII secolo. Fisiologica continuità d'uso che supera i secoli centrali del Medioevo dei contesti in cui alla villa si sostituì un edificio di culto cristiano e infine pochi casi di edificio di culto contemporanei ad un utilizzo della villa come residenza aristocratica, mentre più frequente appare la diffusione di chiese edificate su complessi romani già in abbandono o profondamente trasformati. Grazie. Quello che si presenta in questa sede è l'avvio di un progetto condiviso Università Sovrintendenza, incentrato su un territorio, il comprensorio comunale di Povegliano Veronese, che importanti ritrovamenti effettuati in passato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto rendono promettente, pensiamo, in vista di una migliore comprensione dei processi di trasformazione dell'assetto insediativo fra tarda antichità e medioevo, anche per effetto della presenza longobarda. Si tratta di un'area di alta pianura a 15 km da Verona, in prossimità dell'antica via Postumia. È caratterizzata dalla ricchezza d'acqua data dai fiumi Tartaro e Tione e da numerose risorgive e paleoalvei. Una preziosa risorsa, ma anche un forte condizionamento in un habitat per molto tempo dominato da estesi boschi e paludi che si conta di ricostruire attraverso uno studio paleoambientale. Costoni e Iaiosi si trovano invece in corrispondenza degli attuali centri di Povegliano e, a nord-est, di Madonna dell'Uva Secca. Attestata fin dall'età del bronzo, la presenza umana si infittisce nella tarda età del ferro, con i Celti cenomani. In particolare, le numerose ricche tombe rinvenute in località Ortaia a Madonna dell'Uva Secca hanno restituito prestigiosi e articolati corredi.
senza soluzione di continuità attraverso tutta l'età romana, per la quale la ricerca di superficie segnala alcune ville e fattorie sparse nel territorio, l'insediamento perdura nell'alto medioevo, quando nel territorio si stabiliscono i Longobardi. Di nuovo in località Ortaia, a Madonna dell'Uva Secca, tra l'85 e il 92 è stata riportata alla luce una necropoli longobarda di 150 sepolture, già presentata in via preliminare in altra sede e della quale riassumo i tratti più significativi. Il sepolcreto viene usato dalla generazione degli immigrati fino ai primi decenni dell'VIII secolo, da una comunità composta da circa 50-60 individui ogni 40 anni. È organizzata per righe di tombe orientate est-ovest. Le fosse più antiche e prestigiose si connotano per la presenza di 4 buche di palo angolari, la casa della morte giapannonica, secondo varianti tipologiche piuttosto articolate. In altri casi, un foro singolo, tangente o sul fondo del taglio indizia il segnacolo ligneo. Gli inumati furono deposti abbigliati e con manufatti di un certo pregio che sembrano riflettere un discreto benessere economico. Le donne con monili e complementi dell'abbigliamento, anche di tipologia tipicamente germanica come le fibulesse, gli uomini, a volte cavalieri dotati di speroni, erano armati e compaiono anche le più rare asce barbute. Le croci in lamina d'oro recano anche intrecci in secondo stile animalistico, germanico. In quello che poteva essere il cuore del sepolcreto, vi era una fossa con un cavallo a cefalo e 2 cani levrieri. Più a margine, 2 teste di cavallo, forse deposte dopo l'esposizione rituale. Più che ostentazione di status di personaggi altolocati, a Povegliano sembra un rituale comunitario, espressione di una religiosità tradizionale ancora a lungo sentita da parte del gruppo che insiste fino alla fine del VII secolo nello spazio circostante la fossa con gli animali. Intorno alla grande necropoli per la lottizzazione Ortaia del 92 è stata controllata un'area di 180.000 metri quadrati. L'estensione del cantiere ha permesso di riportare alla luce anche nuclei di tombe sparse o inumazioni isolate poste entro un raggio di 250 metri e per lo più coeve al più tardo utilizzo della grande necropoli, ormai con strutture in ciottoli e rideposizioni, restituendo una visione allargata dell'uso funerario dell'area in età longobarda. Inoltre, poco a ovest sono state documentate tracce del relativo abitato. Si tratta del fondo di 3 capanne seminterrate, 2 pozzi e sequenze di buche di palo, forse di recinzione. 2 capanne sono subrettangolari, con 2 buche di palo a metà dei lati brevi, che dovevano costituire la struttura portante ed essere funzionali a sorreggere le 2 falde del tetto. La terza era circolare, a segnalare una certa diversificazione tipologica e forse anche un'ampia durata dell'abitato, visto che i rapporti stratigrafici con le vicine sepolture ne indicano una datazione non anteriore alla fine del VII secolo. Si ritiene che allargando le ricerche nel campo indagato nel 2007-2009 intorno al limitato settore di scavo che ha restituito 2 delle 3 capanne finora note e nel territorio a nord della strada, dove fra l'altro si registrano anomalie da foto aerea con un limite a nord piuttosto netto, possa riportare alla luce altre capanne, restituendo una porzione più estesa dell'abitato longobardo, circostanza che sarebbe ancora piuttosto eccezionale e che si conta di verificare a breve. Nel valutare le logiche di stanziamento longobarde, anche il rapporto con la popolazione autoctona, si è ritenuto che la prima connessione da valutare fosse con il costone ghiaioso su cui si attesta oggi l'abitato di Madonna dell'Uva Secca, intorno al quale si sono raccolte testimonianze insediative anche romane. Nell'88, lavori non controllati nella chiesa di Madonna dell'Uva Secca, dal nome della vicina via Secca, asciutta probabilmente perché leggermente sopraelevata, sono emerse evidenze relative a un precedente edificio di culto ad aula unica con sepolture. I saggi condotti nelle ultime settimane hanno consentito di stabilire che alla metà del VII secolo l'oratorio esisteva, aveva funzione funeraria e forse accolse anche la sepoltura di qualche longobardo cristianizzato. Soprattutto, i saggi sono stati estesi alle aree ancora non edificate a nord e ovest del santuario, al fine di appurare l'eventuale frequentazione dell'area. In realtà, abbiamo riportato alla luce un abitato di capanne celtiche, novità che ha reso felice chi studia Celti, un po' meno, mentre la regolarizzazione del campo ci ha privato della stratigrafia soprastante. Tuttavia, pur con cautela, pare improbabile una fitta frequentazione medievale. La chiesa sembrerebbe dunque isolata, forse un oratorio funerario familiare. A ovest della frazione, nuclei di sepolture preesistenti, l'uno di IV e l'altro di VI secolo, quest'ultimo scavato nel maggio scorso, e che lo studio archeologico-antropologico permetterà di definire meglio sotto il profilo cronologico e culturale.
Da due documenti di tarda età longobarda apprendiamo poi dell'esistenza di un vicus pubiliano che doveva trovarsi in corrispondenza dell'attuale centro abitato. Al villaggio era pertinente un ambito territoriale, il fundus, e vi si trovava una curtis. Per il territorio in analisi, la dimensione curtense sembra subordinata al modello del villaggio accentrato, che risulta essere la struttura territoriale dominante. Tale accentramento a Povegliano, dove non sono ancora note tracce insediative di età romana, risulta assai precoce. Potrebbe essere espressione di coesione interna alla comunità di villaggio in funzione della cooperazione collettiva per il controllo e la gestione delle acque. In parte, inoltre, l'abitato potrebbe essere stato costretto a coesistere con boschi e paludi forse più estesi che in precedenza. Poco a sud del centro attuale, in località marinare, alla fine dell'Ottocento furono recuperati alcuni oggetti di corredo di una tomba di armato del secondo quarto del VII secolo. Nel IX decimo secolo il villaggio sembra avere uno sviluppo. Un riscontro materiale viene dall'esteso scavo condotto in via Roma nel settore sudoccidentale del paese, dove sono emerse buche di palo anche allineate, canali e altri tagli di varia forma, i fornaci. A un primo esame, esse sarebbero da ricondurre a strutture abitative poste a una certa distanza, piuttosto regolare le une dalle altre, integrate da attività artigianali. Sulla base dei reperti rinvenuti, il nucleo sembra prendere avvio fra IX e X secolo. A quest'epoca, il vicus mostra una forte connotazione e sembra costituire, sulla base delle fonti scritte, il riferimento topografico per una zona piuttosto ampia, anche rispetto alle aziende curtensi che adesso fanno riferimento. Infine, un elemento di coesione doveva essere dato dalle strutture ecclesiastiche. Nel centro abitato, la chiesa di San Martino, verosimilmente alto medievale, e la successiva Sant'Ulderico sono oggi difficilmente indagabili. Piuttosto, Sant'Andrea, citata a partire dall'XI secolo e oggi scomparsa, ma della quale restano strutture nel sottosuolo, in aria aperta, sarebbe certamente da indagare, anche perché la posizione isolata rispetto al precoce accentramento di Povegliano e soprattutto la notizia di vecchi ritrovamenti circostanti di tombe romane e tardo-romane ne suggeriscono l'antichità e l'importanza anche in relazione al tema della cristianizzazione di questo comparto rurale. Dal 1037 si cita la cappella di San Silvestro, dipendenza del monastero di Nonantola, in un'area localizzabile a sud dell'abitato, tema utile a gettare luce sui secoli centrali del Medioevo e sulle dinamiche legate ai possedimenti in loco di importanti cenobi, come anche il Sanzano di Verona. Questi, in estrema sintesi, i dati di partenza del progetto, che, letti in maniera organica, integrati da controlli mirati sul campo e correlati allo studio delle fonti scritte e della cartografia storica, crediamo facciano di Povegliano un territorio campione significativo nello studio dei paesaggi medievali. Grazie. Chiamo Antonio Rotolo e José Martín Sivantos del territorio dei Monti di Trapani in epoca islamica. Primi risultati dell'Idrisi Project. Buongiorno. Inizio a ringraziare il professor Arthur per aver scelto il nostro testo e per averci permesso di presentarlo. E il progetto appunto si chiama Idrisi Project, sta per acronimo di archeologia del paesaggio nel territorio dei Monti di Trapani. Il progetto è nato dalla collaborazione dell'Università di Granada, l'Università di Viterbo e la Soprintendenza di Trapani, finanziato dal Ministero de Spagna. È diretto da me sul campo, sotto la responsabilità scientifica di José María, che purtroppo oggi non è potuto venire, e di Elisabetta De Minicis. L'area che stiamo studiando ricade nella cuspide nord-occidentale della Sicilia, molto vicina, molto prossima all'area di Trapani, di Erice, di Calatamettes e Gesta, che hanno rappresentato due punti di riferimento fondamentali nel nostro studio. L'attenzione verso questo territorio è stata richiamata in prima istanza da una menzione in un documento del XIII secolo falso di 13 casali abbandonati che presentano tutti quanti un toponimo derivato dall'arabo. Il territorio invece è morfologicamente divisibile in due grandi macroaree, una a settentrione nell'area di Montesparge e Monte Inici, caratterizzata da rilievi calcarei con pendenze piuttosto abrupte e cime piuttosto elevate, e invece quella dei rilievi argillosi meridionali che gravita diciamo, intorno all'area di Montescorace, Buseto e Monte Luziano, che è caratterizzata da rilievi argillosi e pendenze decisamente più dolci.
In questa slide potete vedere appunto questo contrasto di paesaggio tra questi rilievi calcarei e i pendii argillosi dell'interno. Il primo obiettivo del nostro lavoro era appunto quello di identificare sul campo i toponimi menzionati nelle fonti, ed appunto questi insediamenti medievali, documentando quindi sia le fasi di vita di questi insediamenti, ma anche cercando di identificare il maggior numero possibile di insediamenti medievali. Per lo scopo della ricerca era fondamentale anche documentare la relazione tra gli insediamenti e il territorio. E quindi per raggiungere questo obiettivo avevamo anche bisogno di applicare l'archeologia del paesaggio allo studio della Sicilia islamica. Oltre a questi obiettivi di natura più specifica, ci sono anche degli obiettivi di natura più generale, che prevedessero sia l'ampliamento della conoscenza del territorio in maniera diacronica, quindi contribuendo a quelle che sono le funzioni di tutela della sovrintendenza, ma anche per esempio alla redazione della carta archeologica del comune di Castellammare del Golfo, che è in opera di redazione da parte dell'Università di Palermo. Altri obiettivi erano quelli di approfondire la storia del mondo arabo-islamico, sia siciliano ma anche attraverso l'inserimento del dibattito siciliano, il dibattito sulla Sicilia islamica e sulle formazioni sociali all'interno di un dibattito storiografico internazionale più ampio, soprattutto partendo da quelle che erano le nostre esperienze maturate in ambito di studi andalusino. E anche in questo caso era necessario elaborare una metodologia per lo studio del paesaggio, per comprendere quelle che sono le sue trasformazioni. E appunto perché non le metodologie che abbiamo utilizzato, che siamo più esperti a utilizzare direttamente nel mondo di Landulus per lo studio dei sistemi idraulici degli spazi agrari, sono leggermente diverse rispetto a quelle che abbiamo applicato alla Sicilia, anche dovuto alla trasformazione notevole che ha subito il paesaggio siciliano. Per questo motivo abbiamo cercato di approntare una metodologia che fosse più possibile, diciamo un approccio più possibile globale. Inizialmente abbiamo proceduto tramite una ricognizione tematica e non sistematica, andando a esplorare alcune zone che predittivamente potevamo ipotizzare fossero stato oggetto di insediamento di epoca medievale, cercando appunto di identificare questi toponimi nel territorio. Questo ci ha permesso di identificare un territorio vastissimo, si tratta di un comprensorio che misura 178 km². Abbiamo identificato ben 82 siti archeologici, molti dei quali hanno una fase di vita in epoca islamica. Grazie appunto a questa prima ricognizione, che è durata circa 2 anni su questo territorio, abbiamo potuto scegliere un'area campione all'interno del quale effettuare le ricognizioni di tipo sistematico intensivo. L'area in questione è quella che si trova ai piedi di Monte Sparagio. Appunto tramite questa ricognizione intensiva all'interno di questo territorio vedete con varie gradienti chiaramente la carta della visibilità, forse si vedono meno bene gli insediamenti. Questo territorio è stato scelto per l'intensità del suo popolamento in epoca medievale. Ci sono presenta 5 villaggi di dimensione superiore ai 5 ettari, uno addirittura raggiunge 20 ettari di estensione, 2 insedienti fortificati, uno sicuramente di epoca islamica e uno di epoca normanna, che permettono di vedere appunto la trasformazione sia nelle dinamiche dell'insediamento ma anche nella relazione con il territorio. All'interno di questo subcomprensorio, che era stato misura circa 10 km², abbiamo anche effettuato delle analisi degli studi di tipo paesaggistico, e in particolare applicando quella che si chiama land evaluation. Tramite la land evaluation abbiamo effettuato dei survey molto intensivi sia su questo territorio in maniera più intensiva, comunque su tutta l'area studiata, schedando tutte le sorgenti, le caratteristiche dei suoli, e questo ci ha permesso di intanto creare una prima carta delle land unit e poi a partire da questa, e incrociando i risultati con dei requisiti, creare le carte di sfruttabilità. I suitability, qua abbiamo lo sfruttamento per la coltivazione agricola intensiva irrigata, quindi per una serie di potenziali usi che pensavamo potessero essere, date le certe variabili tecnologiche e ambientali che potevano esserci in epoca islamica, potevano essere in uso per quel periodo. Invece, per completare diciamo, quello che doveva essere il quadro dell'insediamento e delle possibilità di studio del paesaggio, abbiamo effettuato delle analisi spaziali su tutto il territorio in questione, includendo anche aree limitrofe ed esterne al territorio in senso più ristretto, aggiungendo anche le aree di Trapani, di Calatamet, di Segesta e Alcamo. Queste analisi spaziali sono sia analisi chiaramente di mobilità, quindi analisi di set catchment, analisi di least cost path, ma anche analisi di visibilità. Come esempio ho scelto di presentarvi
appunto questa analisi in cui si vede la rete dei cammini migliori generata a partire dai villaggi che avevamo identificato durante le nostre ricognizioni, in sovrapposizione alla rete delle trazzare e delle trazzare, diciamo, di epoca storica, e poi si fossilizza nell'Ottocento, e cercando di valutare quale fosse il grado di relazione tra gli insediamenti, la viabilità migliore degli insediamenti e la rete delle trazzare, per vedere che vincolo ci fosse tra le due. Una volta fatte tutte queste analisi sul paesaggio e sul territorio, abbiamo pensato che fosse opportuno, chiaramente come, no, non come pendant, ma come prosecuzione della ricerca, valutare quelle che erano state, cercare di confermare o di confutare quelle che erano state le nostre osservazioni sul territorio, tramite le osservazioni sui materiali di superficie, sull'identificazione degli insediamenti, sulle cronologie, tramite due sondaggi di scavo. In questo momento sono due sondaggi di scavo pilota, ci ritroviamo sempre in quell'area di Baida, quel subcomprensorio all'interno del quale abbiamo effettuato le ricognizioni intensive. Con la sigla BAI01 è contrassegnato il primo saggio che è effettuato in questo insediamento di 20 ettari, un villaggio aperto di 20 ettari, con una necropoli, con addirittura abbiamo trovato in delle sezioni occasionali delle sepolture con il viso rivolto verso il lato Qibla, quindi verso Oriente. E al di sopra di questo insediamento abbiamo il sito fortificato di cui vi dicevo, che è probabilmente un insediamento fortificato di epoca islamica. E questo insediamento, appunto, di cui vedete qui una ricostruzione tridimensionale, è caratterizzato dal fatto che ha una grande muraglia di fortificazione all'interno della quale sono comprese una quarantina di celle di piccole dimensioni. E dalla planimetria che abbiamo realizzato, dal confronto etnografico di questa planimetria con altre strutture simili, e anche dai materiali che sono venuti in superficie, soprattutto materiali di conservazione, intanto deduciamo che non c'è nessuna struttura che sembra essere preminente sulle altre, sembra il frutto di una società coesa, capace di esprimere una quantità di lavoro collettivo per la realizzazione di una struttura di questo tipo, in cui non sembra ci sia una società, non sia una società organizzata in maniera molto, molto piramidale. Ed è curioso segnalare che questo sito si trovi esattamente al di sopra del villaggio sottostante, contrassegnato da sito 05, da cui infatti questa foto è scattata. E appunto questo sito è un sito aperto, probabilmente è un sito, la dispersione di materiali, come dicevo, interessa 20 ettari di spazio, però probabilmente non ha un tessuto abitativo continuo, sarebbe altrimenti quasi una città. Ed è interessante segnalare che, nonostante si tratti di un villaggio aperto e non fortificato, ha una parte che si è fortificata, che sarebbe la struttura che lo sovrasta, che però non è una struttura di carattere signorile, e sembra probabilmente uno sforzo di questo villaggio per conservare e per proteggere parte del suo eccedente produttivo. Quindi anche questo diciamo, ci porta un po' a ridefinire quello che è il concetto di villaggio aperto, di Rahl, di epoca islamica in Sicilia, perché non è detto che il villaggio aperto non sia assolutamente fortificato, che non ne sia fortificata nessuna parte. E con questo diciamo che passo a concludere. La metodologia, o meglio le metodologie che abbiamo adottato e descritto in questo contributo, mentre l'articolo che abbiamo presentato si occupava un po' più di risultati, ci hanno permesso di documentare notevoli trasformazioni nel paesaggio tra l'epoca bizantina, l'islamica e la normanna. E queste trasformazioni, attraverso queste epoche storiche e queste differenze nella relazione tra insediamenti e paesaggio, sembrano rispondere a precise scelte produttive e a precise scelte di insediamento, e sono queste scelte produttive sono sia la ragion d'essere che la spiegazione della trasformazione del paesaggio. Si tratta di un progetto comunque relativamente giovane, che è attivo soltanto da 3 anni, però che ha già dato dei risultati che spero siano piaciuti anche a voi. Grazie. Mi sembra che abbiamo ancora 10 minuti per un po' di discussione, se qualcuno ha delle domande. Sono piaciuti questi interventi, quello dell'Angelo Castoro Barba sulle ville romane, avevo un paio di osservazioni, queste
ville non comprendono, se ho capito bene, piccole fattorie di cui ci potevano essere anche tantissime, ma dove purtroppo manca ancora del tutto un'archeologia. Cioè, io sto pensando a vecchi lavori anche da tempo che o Jeremy Rossett che hanno pubblicato le fattorie. Microfono. Va bene, sì, va bene così, altro che. Delle fattorie, piccole fattorie pubblicate sono poche e chiaramente mi sembra che questo studio non può prenderle in considerazione, però andrebbero in qualche modo comprese nel futuro, vedere quante di queste fattorie potrebbero anche loro avere continuità di occupazione. E poi l'altra cosa, vedo che sono anche molte ville abbandonate, pare per scopi abitativi, però dove poi viene costruita la chiesa sembra continuare anche per alcuni secoli, e mi chiedo se la villa in fin dei conti non è stata abbandonata per scopi abitativi o alcune di queste ville, ma che dobbiamo, visto che ormai ci stiamo abituando ai buchi da palo e agli edifici in legno, le capanne, alla seppanibile, ma sono tante altre, che non possiamo immaginare la villa in crollo, le macerie, riutilizzate per costruire la chiesa e poi avere riutilizzo della villa, ma ai margini, con tutta una serie di edifici in legno, in terra, che magari sono evasi a chi ha scavato il sito originale. Questa è una cosa che pongo come riflessioni al relatore. Se vuole venire qua. Abbiamo una decina di minuti, mi sembra. Sì. Allora, sì. Sì, per il discorso delle fattorie e delle altre tipologie insediative di età romana, io le ho escluse da queste statistiche, ma all'interno del mio database ho tanti siti citati, chiaramente siccome il mio è una scrittura dell'edito, quindi io mi baso sull'interpretazione data dagli scavatori e quindi ho escluso tutti quei siti interpretati come fattorie o insediamenti rurali generici, quindi i casi di rioccupazione di piccoli insediamenti rurali ci sono e sono analoghe con tipologie analoga a quelle riscontrate nelle grandi ville, sia soprattutto anche per quanto riguarda le stazioni di posta e per il loro riutilizzo come luogo in cui viene inserito un edificio di culto cristiano, soprattutto legate alla viabilità, e quindi si riconnette con quello che avevo detto alla fine, insomma, sul ruolo sull'ipotesi sul ruolo dell'iniziativa della Chiesa per la costruzione di un edificio di culto e non di un privato all'interno di un proprio fondo. E poi l'altra osservazione è chiaramente suggestiva: è chiaro che la visibilità archeologica di un edificio di culto che si sovrappone a una villa romana è chiaramente maggiore di un insediamento rurale che si può sviluppare intorno, e ci sono comunque dei casi che consentono di affermare il fatto che la chiesa comunque sia un fattore di continuità che lancia anche l'insediamento oltre certi limiti cronologici che in tanti siti sono stati riscontrati, appunto, come sono stati riscontrati per quanto riguarda l'VIII secolo, cioè nel senso che molte di queste rioccupazioni di tipo abitativo in pochi casi superano l'VIII secolo. Quindi sarebbe interessante vedere gli insediamenti in cui si inserisce la chiesa, se hanno una continuità ancora nel pieno alto medioevo e anche oltre. Aspetta un attimo, c'è qualche altro. Alessandra. Allora, devo dire, sono felicissima che ci siano queste belle ricerche nuove sul paesaggio siciliano. Tra l'altro si aggiungono a quelle belle di Cacciaguerra che già sono state
negli atti passati, nuove ricognizioni nel territorio di Iato. Quindi, tra l'altro, a Palermo i primi di novembre ci sarà questo grande convegno sulla islamizzazione, penso che avremo un sacco di cose da discutere. Mi sembra particolarmente ben fatto e felice l'Idrisi Project. Voglio solo lanciare un monito sul modello che si già presume di aver riscontrato, cioè il modello di Al-Andalus sulla società islamica come società segmentario tribale legata poi all'idraulismo, quindi a un tipo particolare di agricoltura. Questo modello, che è potente, che è stato elaborato a partire dalle tesi degli anni 70 di Pierre Guichard, che hanno avuto un impatto quasi come il libro di Tuber in Italia, che poi sono state sviluppate dalla scuola di Barceló. Ecco, questo modello potente, teoricamente estremamente efficace, tuttavia in 30 anni di ricerche storiche e archeologiche si è dimostrato totalmente aprioristico e senza una reale consistenza nella materialità del paesaggio di Al-Andalus, cioè quel modello alla prova dei fatti non ha retto spesso regge quando lo si dà già per scontato a priori. Allora, per esempio, ci sono importantissimi tutto il problema della continuità, cioè della formazione precoce dei villaggi in Sicilia, che è sempre più un dato consolidato, cioè già dal V secolo c'è questa tendenza all'importanza dei villaggi, che non è poi solo la Sicilia, che anche una rilettura di Gregorio Magno si vede quanto siano importanti questi villaggi, che diventano, che rimangono anche dopo la conquista il modo di organizzare il territorio siciliano. Quindi attenzione a non dare per annullate le tradizioni plurisecolari, che anzi nel periodo islamico vengono accentuate e potenziate. Quindi non entro nel dettaglio del modello di Al-Andalus, ma attenzione a riportarlo in maniera pedissequa e darlo per scontato anche in Sicilia. Cioè, non ha funzionato in Spagna e aspettiamo a vedere se funziona in Sicilia. Grazie.